Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale. Forse alcuni di voi si ricorderanno, quelli un po' più vecchiotti, una vecchia pubblicità in televisione che diceva che per dipingere una grande parete ci volesse un grande pennello. E forse probabilmente la stessa cosa anche con gli smartphone, perché per avere una grande autonomia ci vuole un grande smartphone. Grande in tutti i sensi, perché oggi abbiamo il Blackview P 10.000 Pro. Non è un'arma bianca, anche se potrebbe sembrare, ma è uno smartphone che al suo interno ha una batteria da ben 11.000 mAh, quindi non perdiamo altro tempo e vediamolo più da vicino nel nostro unboxing. Innanzitutto abbiamo questa cover protettiva in gomma che non va neanche troppo a aumentare le dimensioni, comunque già considerevoli, e gli conferisce anche un buon grip. Abbiamo poi anche una pellicola protettiva, fra l'altro ce n'è già una applicata sul telefono, quindi siamo già a due. Manualistica. Abbiamo poi la spilletta per l'estrazione dello slot SIM e sempre un simpatico adattatore da micro USB a Type-C in metallo. Il cavo USB, USB Type-C, anche questi con finitura in metallo. Delle cuffiette auricolari non in-ear. Un adattatore OTG per attaccare chiavette USB e non solo. E un caricatore con presa europea da ben 5 volt e 5A per un totale di 25 watt, uno degli alimentatori più potenti che ci siano sul mercato. Ed eccoci qua con lui, il Blackview P 10.000 Pro, uno smartphone sicuramente imponente nelle dimensioni. Definirlo mattoncino sarebbe quasi un eufemismo. Uno smartphone che però, a differenza della quasi totalità, anzi direi della totalità dei powerbank che abbiamo visto in passato, ha anche un certo gusto estetico, innanzitutto da questa scocca in vetro che trattiene non troppo ma comunque abbastanza le impronte, però è sicuramente un tocco più di classe e che dà più carattere e spessore all'estetica. Poi abbiamo delle rifiniture zigrinate qua che fanno da contorno in gomma, poi frame in alluminio, si sente che al tatto, ci sono anche delle viti che vanno poi ad assemblare il tutto. Sul lato destro tasto power zigrinato, che quindi si riesce a distinguere bene dal bilanciere del volume posto subito sopra. E inferiormente non mancano la griglia per lo speaker, quella per il microfono e la porta Type-C per ricarica e trasferimento dati. Ma andiamo adesso ad accendere lo smartphone, che come vedete presenta questa pellicola protettiva sul fronte che è abbastanza antiestetica. Senti, sapete cosa c'è? Io provo a toglierla, vediamo se mi riesce. Ecco qua, dimensioni piuttosto importanti, abbiamo detto 165x77 per uno spessore di praticamente 1,5 cm, e il peso non è da meno perché 293 grammi non sono certo cosa da poco. Questo però a fronte di quella che è la sua peculiarità principale, ovvero la batteria integrata da ben 11.000 mAh, un battery phone veramente a tutti gli effetti, quindi insomma un prodotto che va a rivolgersi ad un target ben specifico. Innanzitutto lo sblocco del dispositivo può avvenire in due modi, o tramite il lettore di impronte digitali qua sul frame destro, quindi chi è mancino potrebbe avere qualche problema andare a sbloccare, e anche per insomma per chi è come me destro non è facilmente riconoscibile il sensore, però comunque è abbastanza rapido, bisogna farci l'abitudine. Ed abbiamo anche il riconoscimento facciale tramite le due fotocamere frontali, che sono da 13 megapixel quella principale, la seconda è interpolata per aiutare appunto a rilevare la profondità, e questo insomma funziona piuttosto bene. Ho cambiato lo sfondo per farvi vedere meglio il display, è un'unità assemblata da Sharp, tecnologia Incel da 6 pollici, Full HD+, 2160x1080 pixel, rapporto in 18 noni, abbiamo la navigation bar che volendo può essere nascosta per avere così un'esperienza ancora più full screen, e volendo appunto richiamarla così rapidamente, e anche le applicazioni girano in 18 noni. Vi parlavo della batteria, 11.000 mAh, secondo l'azienda ciò garantirebbe l'utilizzo addirittura in 18 ore di gaming e fino a 50 giorni in standby, quindi insomma sinceramente non fatichiamo a crederlo, ovviamente ciò lo testeremo in fase di recensione. Cosa ancora più interessante è la ricarica, che avviene tramite la porta USB Type-C 2.0, che ha ricarica rapida, come vi ho fatto vedere, con un caricatore a 5V e 5A, quindi 25 watt, uno dei più potenti che io abbia mai visto sul mercato, e ciò garantirebbe la ricarica in 2 ore e 25 minuti, quindi insomma per ricaricare un 11.000 mAh ha delle tempistiche veramente ottime, sulla carta almeno. Torniamo a parlare dell'hardware, perché all'interno del Blackview P 10.000 Pro abbiamo un MediaTek MT6763 alias Helio P23 a 16 nanometri, integra una CPU octa-core
Cortex A53 che arriva fino a 2 GHz, lo faccio vedere direttamente qua dalle statistiche del telefono. Abbiamo 4 GB di RAM, LPDDR3, 64 GB di cui disponibili a parte del sistema 52. Abbiamo anche la connettività, scusate, l'espandibilità tramite micro SD o il supporto dual SIM a scelta. Per quanto riguarda la gestione della grafica, quindi la GPU, abbiamo l'ARM Mali G71MP12 che avevamo a bordo di Huawei Mate 9, Huawei P10 e Honor 9. Per quanto riguarda il software, abbiamo ancora Android 7.1.1 Nougat, questo è un po' un peccato, anche se l'azienda ha confermato che arriverà a breve l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo. E per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro forse l'avrete già visto, abbiamo una dual camera, un sensore Sony MX298 da 16 megapixel, il sensore secondario da 0,3 megapixel, quindi insomma abbastanza inutile, giusto per acquisire qualche dato in più per quanto riguarda l'effetto di profondità. E frontalmente anche abbiamo una doppia fotocamera, stessa configurazione Sony MX135 però da 13 megapixel. Insomma, questo era il primo rapido sguardo al Blackview P10000 Pro. Ovviamente qua sotto in descrizione vi lascio il link alle sue specifiche tecniche più nel dettaglio e al link d'acquisto, anche se chiaramente poi arriverà la recensione fra un po' di giorni, visto appunto quanto ci vorrà a farlo scaricare. Quindi rimanete sintonizzati sul nostro canale, iscrivendovi qua sotto trovate il tastino apposito, mettete anche un like se il video vi fosse piaciuto e nei commenti fatemi sapere se effettivamente voi valutereste l'acquisto di uno smartphone del genere o se pensate che non ne valga la pena. Beh, direi che per il momento è tutto e noi quindi ci rivediamo ad un prossimo video.